Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video tutorial di Natale. Quest'oggi faremo insieme una sorta di panettone natalizio. Dico una sorta di panettone perché in realtà non è la ricetta classica italiana, ma bensì è una ricetta tedesca. Ha un nome impronunciabile, ve lo scrivo qui, ma vi assicuro che come gusto, come consistenza è davvero molto molto simile ai nostri panettoni o comunque al nostro pandoro natalizio. Ed è, secondo me, a mio parere, un po' più semplice da realizzare perché comunque è un solo impasto. E si può utilizzare uno stampo da ciambella che avete tranquillamente in casa. L'importante è che questo stampo contenga almeno 2 litri di acqua. Ecco, se avete uno stampo a ciambella, buttateci dentro 2 litri d'acqua. Se li contiene perfettamente, allora va benissimo per questa ricetta. Se invece ne contiene di meno, non lo potete utilizzare. Allora, questa è una ricetta che io ho preso sul blog di Paoletta Anice Cannella. Se non la conoscete, vi lascio comunque il link nel mio info box. Fa delle ricette davvero molto molto carine e lei è bravissima con i lievitati, e quindi volevo riprodurre questo video non tanto per insegnarvi a fare questo dolce, non sono una grande esperta, ma l'ho fatto per darvi più che altro un'idea di un dolce da preparare in casa con la quale potete fare comunque una bellissima figura con i vostri amici e i vostri parenti, ma anche per magari scambiarci qualche consiglio per migliorare, perché si può sempre migliorare. Ovvio che il mio dolce non è perfetto come quello di Paoletta, ma come vi dicevo si può sempre migliorare, quindi magari tramite questo video ci si può scambiare dei consigli anche qui sotto nei commenti. Allora, partiamo subito. Ok, partiamo subito. La ricetta ovviamente la potete trovare scritta sia nell'info box e vi lascio anche il link della ricetta di Paoletta. Per questa ricetta vi servirà la planetaria, quindi all'interno della ciotola della planetaria andiamo a sciogliere 10 g di lievito insieme a 75 g di acqua tiepida, un cucchiaino di miele che aiuterà la lievitazione e una parte della farina che andremo a utilizzare, quindi inizieremo a mettere 75 g di farina Manitoba. Mescoliamo questi ingredienti insieme e li lasciamo un attimo lievitare, circa 45 minuti. Si dovrà gonfiare. Dopo 45 minuti prendete la planetaria con la foglia e iniziate ad inserirci all'interno 2 albumi. La restante parte di farina, quindi 225, e iniziate a mescolare. A poco aggiungete anche il latte e infine il sale e iniziate ad impastare per circa 10 minuti. Dopo aggiungiamo il primo tuorlo di uovo, lo facciamo amalgamare bene all'impasto. Una volta che sarà completamente amalgamato possiamo cominciare a mettere anche gli altri tuorli, quindi un po' alla volta. E mettete anche metà dello zucchero. Quando anche questi tuorli saranno completamente incorporati all'impasto e quindi non si vedrà più il rosso, possiamo iniziare ad aggiungere l'ultimo tuorlo e l'ultima parte di zucchero. Impastiamo. E quando appunto i tuorli saranno ben amalgamati, iniziamo ad aggiungere anche il burro. A poco, facciamo in modo sempre che l'impasto cerchi di amalgamare il più possibile gli ingredienti. Dopo aver aggiunto il burro, fate incordare l'impasto per circa 25 minuti. Quando l'impasto sarà ben incordato, come potete vedere, potete togliere la foglia, aggiungere il gancio e continuare ad impastare altri 5 minuti. Io ho deciso di inserire le gocce di cioccolato in questo impasto, ma voi potete anche inserire per esempio i canditi o magari qualche frutta secca. L'importante è che come peso siano circa 25 grammi. Se inserite le gocce di cioccolato, mi raccomando, mettetele un'oretta in freezer in modo tale che non si sciolgano nell'impasto.
A questo punto possiamo far lievitare l'impasto 45-50 minuti, quindi facciamo partire la lievitazione. Però questo è un impasto che ha una lievitazione molto lenta, quindi lo metteremo in frigo. La ricetta dice di farlo stare in frigo dalle 6 alle 8 ore, però siccome io non avevo tempo, l'ho fatto la sera, l'ho lasciato tutta la notte in frigo, poi la mattina dopo l'ho tirato fuori, l'ho lasciato riprendere la sua temperatura per circa 30-50 minuti. Minuti, dipende un po' dal calore che avete in casa. Io l'ho coperto con un canovaccio e quando ho visto che l'impasto era abbastanza a temperatura ambiente ho iniziato a fare le pieghe. Fate questa tipologia di pieghe, quindi create una sorta di pagnotta, dopodiché prendete il vostro stampo da ciambella ben imburrato, ci mettete qualche mandorla, io ci ho messo anche qualche mandorla in scaglie alla fine, e cercate di creare un buco al centro dell'impasto. Appoggiate l'impasto all'interno del vostro stampino e lo lasciate lievitare nel forno spento con luce accesa fin quando arriverà al bordo. Quindi all'incirca ci vorranno 3 ore, almeno nel mio caso ci sono volute all'incirca 3 ore, però non abbiate fretta. Ecco perché vi dico, fatelo la sera prima, così il giorno dopo avete tutto il tempo per prepararlo. Quando arriverà al bordo, cuocete a 180 gradi per 30-35 minuti, mi raccomando il forno deve essere ovviamente preriscaldato, quindi tiratelo un po' fuori nel frattempo, e se si dovesse bruciare troppo sopra, velocemente mettete un po' di carta alluminio e poi richiudete il forno. Quando sono passati i 30 minuti, 30-35 minuti, spegnete il forno e lasciatelo dentro fin quando si sarà completamente raffreddato. Una volta freddo lo potete sformare, ricoprirlo di zucchero a velo. Vi sorprenderà perché è davvero sofficissimo. Diciamo che poi tutto il tempo che ci è voluto per farlo ne è valsa veramente la pena, perché è davvero soffice, ricorda tantissimo il panettone e secondo me è un dolce che potete preparare appunto per i giorni di Natale o magari lo potete anche regalare se vi fa piacere. Ragazze, come avete potuto vedere, comunque la ricetta è abbastanza semplice. Ci sono ovviamente dei tempi un po' lunghi, ma vi assicuro che se preparate l'impasto la sera prima lo tenete poi in frigo, ovviamente il frigo deve avere certi gradi, altrimenti bastano 6-8 ore. La potete tenere comunque in frigo tutta la notte e poi prepararlo la mattina seguente con tutta la vostra calma, come ho fatto io. Se questa ricetta vi è piaciuta, mi raccomando, aspetto i vostri like, i vostri commenti qui sotto, e volevo dirvi che se provate a riprodurre in casa le mie idee regalo, quelle che vi ho fatto vedere o quelle che comunque vi farò vedere nei prossimi giorni, utilizzate l'hashtag Natale con Jennifer e magari alcune di queste foto, di questi video, potranno essere inserite all'interno di un mio video natalizio. Quindi mi raccomando, aspetto le vostre foto. Ci vediamo ogni lunedì e venerdì sempre alle ore 12 qui sul mio canale con i prossimi video tutorial. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!